Allora, collegamento lampo con i ristoratori che stanno bloccando l'autostrada all'altezza di Incisa Val d'Arno. Benvenuti a tutti i telespettatori di AloWeb TV e benvenuto Italo Angori di TNI. Allora, che sta succedendo? Buongiorno a tutti. Che state facendo lì? Che sta succedendo, Italo? Stiamo bloccando l'autostrada in direzione nord e sud per manifestare contro il nuovo decreto per le riaperture, visto e considerato che lo troviamo una vera e propria presa in giro perché non si può parlare di aperture solo all'aperto il 26 aprile con 4-5 gradi la sera. Per 2 ore solo la Italo, sera, perché alla fine. Dimmi. mentre parli, Sì. riesci a farci vedere la situazione? Tanto Come ti sentiamo, sì. no? Va bene, allora, questa è la situazione. Scendo dal New Jersey, cammino se vuoi. Bravo, sì, così ci fai vedere Senti, quello che sta succedendo. abbiamo occupato in entrambe le direzioni. Senti, le forze dell'ordine vi Le forze stanno. dell'ordine sono molto collaborative, ci stanno anzi dando una mano. Guarda, salto di là e te le faccio vedere dal dito. Ecco, allora, guarda, ecco le forze dell'ordine. Forze dell'ordine che possono testimoniare che la manifestazione è pacifica. Scusate il disturbo, non si sta recando danno a nessuno. Ovviamente creiamo il disagio del fermo del traffico, quello siamo qui apposta. Però insomma, al di là di quello, guarda. Senti Italo, allora Dimmi. vogliamo spiegarlo perché, vogliamo spiegare perché queste aperture così all'aperto non vi soddisfano, Allora, non lo guarda, so. siccome quando si parla poi si fa i conti della serva o si tirano fuori le leggi, tanti capiscono, tanti altri no. Voglio fare solo un metro di paragone, uno solo, uno solo. Ah, gli autogrill sono aperti 24 ore al giorno, va bene? Senza distanziamento, tutti al chiuso, va bene? Nessuno dice niente, servono caffè, pasti sulla ceramica, senza asporti, senza niente, da sempre, non hanno mai chiuso. Voglio dire, se si può andare a cena alle 10 la sera, alle 11 la sera in un autogrill in 300, perché non si può cenare nel mio ristorante che a pieno tiene 30 persone? Punto. Il problema è tutto qui. Vogliamo essere adeguati all'autogrill. Basta. Voi ci adeguate Certo. all'autogrill e noi siamo contenti. No che chiudete anche Anche l'autogrill. Ci dovete adeguare all'autogrill. Ci adeguate all'autogrill e noi siamo contenti. Si sta zitti, si apre zitti, si lava a lavorare contenti. Tranquilli. Solo questo perché, voglio dire. Dimmi. sì, dicevo Italo, anche perché mentre continui a far vedere le immagini, anche perché si parla di rimandare tutti i ragazzi a scuola, di tutta una serie di riaperture, no? Che quindi obiettivamente possono, aumentano i motivi di contagio, le occasioni di contagio aumentano. Quindi che senso ha? Forse era meglio riaprire voi e anche poco senso riaprire la scuola l'ultimo mese dopo Ciao a che è stata tutti, mi chiusa tutto un anno. Ecco, senti? Ciao a tutti, ciao ragazzi. ben arrivato. Allora siamo qua. Saluto Davide che lo vedo qui inquadrato e siamo a fare quest'altra battaglia, Davide. Dopo il presidio, dopo le camminate su Roma, dopo 26 manifestazioni, ancora siamo qui a dover fare ulteriori azioni perché ci vengano riconosciuti i nostri diritti. Purtroppo questa è la realtà, perché io personalmente, insieme a questi ragazzi, sono stato a Roma la settimana scorsa, sono stati ricevuti da Costa. Costa ci ha garantito che il 27 si sarebbe riaperti. Peccato che il giorno dopo è venuto fuori al giornale che succede, che succede, succede che si lavora solamente all'aperto. Allora io mi chiedo, come facciamo noi? Cioè, allora io che ho un locale in montagna o chi comunque sia all'inizio del mese di maggio ancora ci sono entrate con il freddo, cosa facciamo? Se piove, come organizziamo? E allora mi domando anche, chi ha un dehors climatizzato all'esterno, che differenza c'è fra un dehors e mangiare all'interno? Spiegatemelo. Cioè, ci stanno No. prendendo in giro, ci stanno Certo, distruggendo il poi nostro lavoro. Noi Simone, abbiamo sempre detto, siamo qua perché vogliamo semplicemente la possibilità di lavorare, di rimetterci in piedi, ma non ti sente, ti sento io. Questi Ah, signori continuano a non capire quali sono le nostre chiediglielo, problematiche, fanno glielo finta di puoi chiedere a niente e ci Simone, ma prendono in giro. E questo è il risultato sì, di prendere in giro le persone. che nel Dimmi, Davide. nostro,
No, che aprire la sera nel mese di aprile, maggio, giugno, normalmente come se uno deve stare all'aperto è impossibile, come si fa a mangiare da noi, cioè al limite all'aperto forse luglio e agosto, quando la stagione... No, te lo dico io, Davide, dopo il 20 di maggio inizia ad esserci qualche serata che permette l'apertura regolare all'aperto. Con una costanza decente. Prima del 20 di maggio qualcosina spot, qualche volta la stagione permette di fare una serata due, ma diciamo l'apertura della stagione esterna è dopo il 20 di maggio, non prima. Non prima. Io ti parlo dove sono io, è Monte San Savino, Arezzo, insomma, senza grandi problemi. Dopo si parla del Casentino, mamma mia. C'è la gente va a farsi gli spritz all'autogrill, Davide. Ma siamo fuori di testa e noi il contagio noi non l'abbiamo creato, perché è stato dimostrato che non è colpa dei locali. E adesso cosa facciamo? Ancora vengono a dirci prudenza, ci hanno rotto i coglioni. Cioè noi qui stiamo morendo di fame, si deve rendere conto che la situazione non è più gestibile. Ci hanno obbligato alla chiusura, ci hanno obbligato loro, e noi siamo stati ben felici inizialmente di stare al loro gioco, ma adesso non è più una condizione emergenziale, è una condizione quotidiana. Non possiamo andare avanti in questa maniera. Ciao a tutti. Certo. Italo, scusa, ma questa protesta quanto va avanti oggi? Cioè, fino a quando? A oltranza, più possibile fino a che non ci sarà oggi una garanzia. Oggi solo lì in autostrada incisa avete bloccato, ci sono altre manifestazioni in tutta Italia? Allora, che ne sappia io, è bloccata l'Umbria, è bloccato Torino, è bloccato Napoli, è bloccata la Sicilia, per fortuna. Io senti, vorrei dire una cosa a tutti coloro che sono in fila e che stanno supportando e sopportando questa situazione. Io mi rendo conto del disagio che stiamo creando e siamo qui, tra virgolette, apposta. Però si renda conto chi è in fila con noi che gli stiamo togliendo una giornata di vita, una giornata di lavoro. Noi sono 14 mesi che non lavoriamo, sono 14 mesi che non sappiamo come portare il pane a casa. Quindi se noi sopportiamo da 14 mesi, abbiano la pazienza di sopportarci oggi. Solo questo. Senti, ma ci sono state delle manifestazioni da parte degli automobilisti di insofferenza, camionisti? Sì, anche qualcuno, sì, no, i camionisti sono tutti solidali come le forze dell'ordine. C'è qualche insofferente, qualche testa calda che ogni tanto si affaccia al New Jersey, ha qualcosa da dire. Questo è quanto. Però, come ti ripeto, volevo giustificarmi, per modo di dire, so. Volevo fare ci appello a tutti. Ci fai riesci a farci vedere la... bravo. Ma hai idea di quanti chilometri di coda si è formato? Davide, io sono sempre stato qui, non lo so. No, vabbè, le forze dell'ordine magari lo sanno. Non lo so, ora se guardo un attimino se meglio. Mi scusi, sa mica quanti chilometri di coda si sono creati? No, non è dato saperlo. Va bene. No, non glielo sto a dire proprio. Non me lo sa dire neanche. È come ho detto io, dico, io sono sempre stato qui. È vero, capisco. Guardare, capisco. Delle telecamere dell'autostrada. Non si sa, mi dispiace Davide. Va bene, allora ascolta, io di nuovo vi dico in bocca al lupo, tanto ci rivediamo stasera alle 22, ti ricordi? Con Sì. Non so, da casa mia, però insomma... Faremo il resoconto della manifestazione e niente, vi dico, ti ringrazio grazie anche... Simone, grazie a tutti i nostri telespettatori, e se ci sarà bisogno Italo chiama che ci ricolleghiamo, va bene? Grazie, va bene, volentieri, è sempre un piacere, grazie, viva il lupo, ciao a tutti. Ciao.